Buongiorno a tutti da Tiziana Mano in Pasta. Oggi lo sapete che cosa facciamo? I fichi secchi con nocciole e ricoperti di cioccolato fondente. Allora, innanzitutto mi ritornano tanti pensieri, tanti ricordi belli il fatto dei fichi secchi. I fichi secchi, io mi ricordo che i nostri nonni e i nostri genitori li portavano anche come colazione a scuola, quindi è una cosa bellissima, un ricordo stupendo questo. Non come adesso che si portano le merendine e tante altre cose che non stiamo a dire. Allora, i fichi secchi, se li ricordate, io vi lascio il link, li abbiamo fatti. Quindi in questo caso, eccoli qua, guardate, io ho questi qua solo per dimostrazione, per farvi vedere la ricetta di oggi. I fichi secchi li faremo con nocciole tostate e ricoperti cioccolato fondente. E, che dire, l'altra volta nel link, se ricordate, io l'ho fatti con la mandorla e quella è una ricetta. Oggi li facciamo con nocciole. Quindi incominciamo a dire gli ingredienti e andiamo a fare. Qua abbiamo 100 g di cioccolato fondente, 15 fichi secchi, 20 g di latte, 10 g di burro e qua ho delle nocciole già tostate. O ve le tostate nel forno, ma in questo caso io ne ho pochi, le ho fatte sulla pentola aderente, giusto, il giusto cioè inutile accendere il forno solo per poche nocciole. Che facciamo adesso? Andiamo a farlo. Quindi andiamo sulla nostra cucina perché dobbiamo fare il bagnomaria della nostra cioccolata. Come potete vedere, qua ho messo della pentola più grande con acqua e andremo a fare bagnomaria nel pentolino. Quindi mettiamo la cioccolata fondente a pezzetti, il burro, il latte, mescoliamo e piano piano facciamo sciogliere. Come vedete, non è soltanto cioccolato fondente, il burro e il latte faranno sì che si sciolga il tutto. Sui nostri fichi rimarrà un bel composto non duro duro tipo solo cioccolato fondente, ma più morbido. E nel frattempo, che facciamo? Prendiamo il nostro fico secco, prendiamo una nocciola tostata e andiamo a fare questo lavoro. Schiacciate proprio, schiacciate forte forte, si devono unire. I fichi si devono unire alle nocciole. Eccolo qua, vedete? Adesso io le metto da parte e me li faccio tutti allo stesso modo. Ecco qua, guardate i nostri fichi, guardate, veramente mi viene quasi quasi da addentarlo, mi piace tantissimo. Allora, che facciamo adesso? Vedete la nostra cioccolata? Naturalmente voi potete fare le dosi doppie, triple, io vi sto facendo una minima dose perché questi soli ho, mi sono rimasti solo questi da quando li ho fatti secchi quest'estate. Quindi, che facciamo adesso? Prendiamo il nostro fico secco, vedete? E lo vado ad amalgamare nel cioccolato fondente. Vado a togliere l'eccesso. Eccolo qua. E lo vado ad adagiare su carta forno. Voi non avete idea della bontà di quando mangiate questo fico in questo modo. Con mandorle o con nocciole sono la fine del mondo. Io me li vado a fare tutti quanti e li metto su carta forno. Mi raccomando, dovete metterli su carta forno. Come avete notato, guardate con i grammi come vado, come sono andata giusta giusta. Questo è l'ultimo. Qua ci sono tutti i fichi fatti con il cioccolato fondente. Con esattamente i 100 g di cioccolato fondente, i 10 g di burro e i 20 g di latte, sono andata alla perfezione. Guardate, questo è l'ultimo che faccio, lo giro, cioè sono andata proprio a perfezione. Quindi se voi dovete fare il doppio e il triplo, basta raddoppiare o triplicare le dosi. Mi raccomando, guardate, l'ultimo, eccolo qua. Qua. Ok, adesso questo io lo metto in frigorifero, lo lasciamo bene 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 asciugare per qualche ora, pure 3-4 ore vanno benissimo, proprio si deve rassodare tutta la cioccolata e dopo possiamo anche degustare, ma per questo non vedo l'ora veramente e poi ritorniamo con i ricordi veramente ai vecchi tempi, quindi ci vediamo dopo. E con grande soddisfazione vi faccio vedere i nostri fichi con nocciole ricoperte da cioccolato. Guardate, io sono veramente contenta, felice, straordinariamente felice. Vorrei che notaste la metà del fico. Cioè, guardate, guardate, veramente,
Cioè, una cosa straordinaria. Io è il terzo che mangio. Infatti, straordinaria. E già che approfittiamo per fare l'assaggio. Vorrei anche che notaste come sono asciugati perfettamente. E te le provo a vedere. Stavo guardando. No, ma che bello. No, stavi mangiando. Allora, stava mangiando e non si era reso conto che il telefono stava abbassato. No, vabbè. Allora, assaggiamo. Nocciola, il figo secco e cioccolato, madonna mia. Straordinario sapore, straordinaria bontà. Ci voleva. Buonissimi. Allora, questa può essere una buonissima ricetta per Natale. Perché ha dei fichi secchi, fatti senza nocciole e senza mandorle. Potete fare tranquillamente questa ricetta. Potete fare delle confezioni regalo e le potete regalare. È un'idea regalo per Natale stupenda. Mamma mia, voi la dovete assaggiare. E con questo io vi saluto e vi dico siate felici tutti, veramente, e grazie a tutti di cuore. Ah, accolgo l'occasione per ricordarvi del fatto del mio indirizzo, per chi volesse mandarmi un bigliettino, perché rinnovo ciò che ho detto nell'altra ricetta. Ho avuto tantissime mail in questo periodo, ho detto di no a tanti. Mi dispiaceva tanto e con la cosa della Lorena che basta. E parlando con Lorena e con Davide, loro mi dicevano perché non dovessi darlo. Se uno è iscritto a due, ti vuole scrivere un pensierino, vuole scriverti una lettera, è bello. Per esempio, i bigliettini di auguri di Natale ho rifiutato tanti perché non sai come comportarti a volte. Poi io non è che sono nata con queste cose. Allora, parlando con loro, ho detto di sì, va bene. Quindi, ripeto. Come ho ripetuto nell'altra ricetta, d'ora in poi metterò il mio indirizzo proprio sotto nell'info box. Il mio indirizzo, per chi volesse mandarmi il bigliettino d'auguri, io sono qua, con tutto il mio cuore. Con questo vassoio, che me lo tengo stretto stretto, sono Lorena, se li mangio tutti, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti di cuore, da Tiziana Manipasta!